faccio questo video in risposta alla live di oggi, di Live Bianconera, dove il signor Virmone, Edo 98 e Edo di Varese hanno parlato del video che ho feci l'altro giorno io e di quello che pensavo su un certo signore Max Montaina, che a quanto pare ha truffato dei soldi spacciandosi per mecenate quando non lo era, almeno da quello che dicono alcuni suoi accusatori. Allora, in primo voglio dire questo, perché vedo che ci sia un po' di confusione. Molti a cui io dico grazie hanno avuto degli attestati di stima nei miei confronti e hanno capito realmente io cosa volessi dire. Altri o ci marciano o forse non hanno ancora ben capito, o forse mi sono espresso male io. Comunque, come si dice, omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Cioè, se tu sei puro, pensi che anche un'altra persona sia pura. Se tu sei, tra virgolette, cattivello, pensi che anche gli altri siano cattivelli. Questo è il significato. In primis voglio fare un ringraziamento al signor Virmone per la sua correttezza professionale, per le sue capacità, per il suo canale, che è un canale eccezionale, uno dei migliori in Italia, e soprattutto una professionalità integerna, perfetta, da vero signore e padrone di casa. Lui, credo, tra i tre che hanno fatto la live, sia l'unico che ha capito realmente io cosa intendessi realmente dire. Gli altri due credo che non l'abbiano capito, diciamo così, anche se penso che Edo 98, più che non aver capito, non voglia capire. Io, caro Edo 98, ti voglio dire, allora, Superban per me ha fatto un lavoro eccezionale. Ha messo il punto su una questione, l'ha messa in modo ironico, professionale, simpatico. Ha tirato fuori il problema. Quello che voglio dire io e volevo dire nel video precedente, e che ripeto e ribadisco, è quello che è venuto dopo che non va bene. Cioè, accanirsi contro una persona in questo modo, addirittura auspicandosi il carcere, auspicandosi la chiusura del proprio canale, è una cosa brutta per me, dal mio punto di vista. Perché quel signore che tu chiami farabutto, addirittura delinquente, perché se lo vuoi in carcere tu lo chiami delinquente, perché i delinquenti stanno in carcere e dovrebbero andare in carcere, non le persone normali o le persone che fanno degli errori, anche ingenui. A volte si commettono degli errori per ingenuità, per superficialità. Quindi non c'è bisogno di essere cattivo per trovarsi in un problema grave. Io non voglio difendere, non ho mai difeso Max Montaina. Io ho solo cercato di trovare delle spiegazioni. L'unico errore che io ho fatto nel video precedente, e questo l'ho capito dopo, è quello di aver chiamato fesso chi non chi ha donato, perché attenzione, io non ho mai detto fesso a chi ha donato, però potevo evitare, potevo chiamare quelle persone ingenue. Cioè, invece di dire fesso, dicevo: ma possibile che voi siete stati così ingenui da non capire che questa persona non era buono, che questa persona aveva idee recondite e nascoste? Era talmente palese che questo signore fosse un po' al di fuori dei canoni. Si vedeva, ragazzi, si vedeva. Cioè, uno che dice delle cose così paradossali, così assurde. Allora, se vi siete fidati, vi siete fidati per un motivo. È questo che non riesco a capire. Una volta fidati, ragazzi, abbiamo dato dei soldi. Io ho dato 1,99 euro a questo signore. E mi pare un altro euro o due in altre circostanze, o 5 euro. Vabbè, diciamo, ha messo pure che io ho donato 10 euro. Qual è il problema? Io li ho donati per i bambini, sì, è vero,
Anche io l'ho donato perché con la speranza che andassero ai bambini, però non sono andati ai bambini. Vi ricordate la storia di un noto politico italiano che fece una campagna che dovevamo donare, tutti gli italiani donarono perché questi soldi dovevano andare alla Caritas, però poi questi soldi sono finiti in un giro di mazzette, in poche parole è uscito fuori con quei soldi il cognato di questo politico. Si è fatto delle case in Portogallo? Quindi i cattivi ci sono, ragazzi, e bisogna stare attenti. Come sono stato attento io dal momento in cui ho intravisto il pericolo, chiamiamolo così, che questo signore non fosse quello che sembrasse, io sono andato sul web, ho valutato, ho visto come avete fatto giustamente voi ieri in live, sul live bianconera, e avete puntualizzato punto per punto che quello che dicevo quest'uomo erano balle. Quindi, come l'avete fatto ieri, perché non l'avete fatto prima? Allora, io capisco pure che c'è pure il fatto che parecchi hanno donato per vedere il proprio nome sulla live di Max Montaina, per sentirsi dire ha donato Tigio, ha donato tanto, Kai ha donato tanto, perché a volte nella solitudine, nel malessere, anche vedere il proprio nome su un video può dare gioia, può risolvere un problema. E allora, amici, io non voglio dire che chi ha donato è fesso, non l'ho mai detto e non lo dirò mai, amici cari, perché è una cosa brutta, è una cosa bruttissima dire così. Io ho detto solo, l'ho detto, forse la parola era sbagliata, però il senso è giusto, amici cari. Io volevo dire, ma è possibile che siete stati così ingenui da non capire che questo era farlocco? Perché, ripeto, era talmente evidente che lo fosse, che solo una persona ingenua, oppure che avesse degli scopi reconditi particolari tutti suoi. E allora a questo punto, se uno di noi aveva degli scopi reconditi, come dicevi, il fatto di avvicinarsi a lui per chissà una collaborazione, per chissà una promozione, per chissà dare una raccomandazione, una spinta al proprio canale, e poi non si è visto riconosciuto quello che lui sperava, e si è scatenato tutto quest'odio, può essere anche questo? Posso essere anch'io un po' cattivo? Dico a te, caro Edo98, che ti vedo il più agguerrito di tutti. Tanto che ho pensato, ma te lo dico, tanto che ho pensato che Superman fossi proprio tu. Però poi questi sono problemi vostri, non lo voglio sapere. Io ho già detto che per me Superman ha fatto un grande lavoro e l'ha saputo fare. È il dopo che non mi sta piacendo. Perché accanirsi contro una persona, ricordatevi che noi, specialmente noi della Juve, abbiamo subito un sacco di processi negli ultimi 4 anni e tutti in video. I processi si fanno nelle aule di tribunale, nelle preture, nei tribunali, non sui video, non nei bar, non negli studi televisivi. Allora, voi ritenete che questo signore ha fatto veramente una truffa? Avete le carte in mano per poterlo dimostrare, però state attenti, voglio dire, che poi a volte si passa da cercare il peccato ad essere peccatori, quindi voglio dire, non ci scherzate, perché la vita gioca brutti scherzi. Voi siete giovani, quando vedo è anche un buon giovanotti, ve lo devo dire, andateci piano. Accusare le persone di un qualcosa, oltre ad essere, secondo me, una brutta cosa, perché augurare a una persona il carcere, augurare a una persona che ci ha lavorato su la distruzione del proprio lavoro, della propria creatura, non è da buona persona, caro Edo98. Tu ti atteggi ad essere il giustiziere, però, come dal mio punto di vista, questo è il mio punto di vista, non gli stai rivelando una bella persona, perché quello che hai detto ieri in live non mi è piaciuto. Augurarsi il carcere, augurare
La chiusura di un canale dove un uomo, bene o male, ci ha lavorato e ci ha sudato non è una bella cosa. All'altro Edo, Edo di Varese, voglio dire, caro Edo, tu mi hai detto che io, nella mia chiosa del video precedente, ho detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, e questo a te non è piaciuto. Io voglio solo dire, caro Edo, non sono parole mie, non sono così grande da poter dire cose così belle. Queste sono parole di nostro Signore Gesù Cristo. Caro Edo, e poi non è vero che il peccato non è uguale al reato. Quello che tu oggi e che noi tutti chiamiamo reato, una volta si chiamava peccato. Cari amici, purtroppo il guaio della nostra società moderna è quello di attaccare gli altri. Noi attacchiamo sempre gli altri, senza pensare che un giorno ci potremmo trovare noi in quella situazione. E in quel momento noi vorremmo che qualcuno cercasse quantomeno di capire, non dico di salvarci, ma quantomeno di capire, come sto cercando di fare io. Io non dico e non dirò mai che Max è una bella persona. Io l'ho saputo dal primo momento che Max era una persona a modo suo. Perché si vedeva, ripeto, si vedeva. Basta, poi voglio, non voglio andare oltre, voglio solo chiarire questo. Spero, perdono a quelle persone che si siano sentite in prima persona chiamati fessi, io non, anzi, io ammiro chi dona, il primo a donare sono io, solamente che non lo faccio in video. O quantomeno, io dono sia in video che non c'è bisogno di donare in video, amici. Non c'è bisogno di donare per intercorso persona. Donare significa anche dare un euro a quel signore, all'extracomunitario, al barbone che troviamo fuori dal supermercato. E se non c'hai un euro e c'hai un pocket coffee in tasca, dagli il pocket coffee, anche quello l'aiuterà. Donare significa prendere le buste mentre una vecchietta non ce la fa camminare perché è anchilosata e stanca, prendere quelle buste della spesa e portargliela a casa sopra, questo significa donare. Non c'è bisogno che, ah, io ho donato questo, io ho donato quello, mi capite? Non c'è bisogno che uno vi veda in video, perché quelli che hanno donato, non dico tutti, ma la maggior parte di quelli che hanno donato tramite Max Montaina, non mi venissero a dire che l'hanno fatto perché quei soldi dovevano andare, l'hanno fatto per altri scopi, perché per vedere il proprio nome, per avere una convenienza chissà nella loro testa. Poi c'è stato pure chi ha donato, giustamente come in tutte le cose c'è la brava gente e c'è chi ha i suoi scopi. Poi c'è stato pure chi ha donato veramente perché credeva, e proprio lì io voglio dire, ma perché tu, se tu vuoi donare, perché c'è bisogno che deve donare per te Max Montaigne, allora prendi quei soldi, vai direttamente in ospedale e glieli dai, oppure fai un bonifico, vai alla porta, vai in banca e fai un bonifico all'ospedale dei bambini di Parma, o dei bambini di Milano, di Milazzo, di Torino, di Belluno, di Milano, di Torino, di Venezia, di Verona, di Potenza, di Campobasso, di Napoli, di Reggio Calabria, di Catanzaro, di Messina, di Catania, di Palermo, di Cagliari, di Nuoro, di Sassari. Ci sono milioni di ospedali, ci sono milioni di bisognosi. Non c'è bisogno di donare tramite Max Montaigne e poi attaccarlo. Ah, ci ho donato. Ma tu puoi sempre donare. Se lui non l'ha fatto, non si è comportato bene, lui si resterà quello che è. La tua donazione è andata a quei bambini, anche se ce l'ha indascata Max Montaigne. Cerca di capire quello che voglio dire. Tu hai donato col cuore, questo è importante. Stai sicuro che la tua donazione arriverà dove deve arrivare. Tu hai fatto il tuo dovere e lascia stare, poi il farabutto è lui, non tu. Tu porterai la gioia della donazione nel tuo cuore, lui porterà nella sua anima il peso
dal suo gesto. Ma no, cioè, allora che fate voi ragazzi? Vi mettete allo stesso livello suo? Cattivo lui, cattivo. Ricordatevi, le guerre non finiscono tramite un'altra guerra. Le guerre finiscono con la pace, non con un'altra guerra. Spero di aver chiarito. È partito un missile. Spero di aver chiarito. Onestamente, io l'ho detto, quello che ho detto nel mio video precedente veniva dal cuore. Mi sono rotto un ginocchio, in poche parole c'ho un menisco fratturato, rotto, un menisco rotto diciamo, in più una spongiosi all'osso. In poche parole la parte spugnosa dell'osso si è fratturata e fa un dolore atroce. Io mentre, questo in risposta al fatto dal signor Virmone che dice come vedete un po' di attrezzature ce l'ho pure io, ma quello, a questo in risposta non solo a Virmone per il fatto che il video non era fatto professionale, ma perché io non avevo intenzione di farlo professionale, non pensavo che sarebbe andato così, che sarebbe così, stato così visualizzato, era solo uno sfogo personale per i miei amici, per i miei quattro amici e niente di più. Cioè volevo dire, ma è possibile che questi non si siano accorti che sto signore era così farlocco, tanto da affidargli i loro soldi? Non potevano donare loro, se volevano veramente donare e il loro scopo era quello di donare e basta, c'era bisogno di farlo attraverso intercorso persona? C'è bisogno di fare una donazione perché compaia il tuo nome sul video? Tutto questo, solo questo volevo dire. L'unico errore, e me lo sono io il primo ad imputarmi, che invece di fessi doveva dire ingenue, tutto qui. Ma il resto, il video, io lo confermo pari pari. E vi dico un'altra cosa, donate amici, donate, il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno di amore. Ha bisogno che un uomo si prenda cura di un altro uomo. Ma ha bisogno anche di perdono. Perdono è la parola chiave. Perdono, perché se io non perdono te, tu non potrai mai perdonare me. Buonasera amici, spero di aver chiarito tutto. Un ringraziamento nuovamente a Virmone, per me è stato un onore entrare nel tuo canale. Grazie.